è un progetto molto innovativo che la Regione Abruzzo ha voluto fortemente insieme al garante dell'infanzia, l'avvocato Marina Falivene, partendo dal presupposto che il lockdown, ahimè, ha stabilito che molti studenti, tutti gli studenti, devono stare a casa per studiare ed imparare. E quindi per fare in modo che ci sia una digitalizzazione applicata al percorso formativo, al percorso culturale, verrà consegnato un account a tutti gli studenti di ogni ordine e grado dell'Abruzzo, e tramite questo account, tramite questa piattaforma digitale, si potranno seguire le lezioni, si potrà arricchire il proprio bagaglio formativo, grazie all'interessamento di molti professori e docenti che sono in pensione. Quindi noi abbiamo voluto applicare tutto ciò che la digitalizzazione comporta in questo periodo per far evolvere lo stato formativo e culturale dei nostri studenti. Il progetto a scuola digitale nasce da un confronto dialettico molto importante che ho avuto con il presidente Sospiri, poi anche con il consigliere Guerino Testa, ed approvato con entusiasmo dall'assessore Fioretti. Lo scopo di tale progetto è uno scopo sociale, mettere in rete i ragazzi, ma con una socialità controllata, una tecnologia controllata. Avremo a disposizione dei professori che collaboreranno con dei video e cercheranno di condurre i ragazzi ancora di più verso la passione dello studio e per lo studio. Avremo anche un'area dedicata, oltre ai bambini, in cui ci saranno le maestre in pensione, le nonne che racconteranno delle favole. Poi avremo un supporto come mediatore linguistico, avremo anche un supporto psicologico per i ragazzi per i genitori i cui figli hanno delle disabilità e si deve affrontare. Insomma, questo è un progetto rivolto a una socializzazione e mettere in rete i minori, i loro genitori ed anche persone che vogliono infondere la propria cultura.